noi siamo assolutamente contenti di questo appello che ci è stato rivolto dalla società civile Terranova, che poi ci vede oggi accomunarsi in una lista civica che raccoglie non solo quelli che erano gli esponenti della maggioranza, ma addirittura quelli che erano gli esponenti dell'opposizione. Un'iniziativa sicuramente bella che può dare davvero forza alla futura amministrazione. Credo che questo sia importante soprattutto per le sfide che Terranova ha davanti nei prossimi anni. Terranova che si pone sicuramente come al centro del Val d'Arno per quelle che sono le prospettive di sviluppo, in primis con lo sviluppo della Bretella Costa Casello, dell'area di Valvigna, dell'area industriale della Penna. Con quello che credo possa diventare ancor più il polmone produttivo di tutto il Val d'Arno. Questa è una sfida che un'amministrazione con un forte consenso dovrà portare avanti e perorare anche nelle istituzioni superiori, quindi in regione e nello Stato, come abbiamo fatto in questa amministrazione.